Bisogna avere una qualità che io consiglio a tutti i ragazzi di sviluppare o comunque di prendere coscienza, o ce l'hai o non ce l'hai, ma la puoi sviluppare, che è la tolleranza alla frustrazione. Mi chiamo Lorenzo Puri, lavoro come DTI, Dubecco Telethon Associate Scientist. E ho un laboratorio a Roma. La ricerca del mio gruppo è focalizzata sulla terapia per la distrofia muscolare e in particolare sulla possibilità di attivare le cellule staminali endogene, quindi le risorse endogene dei muscoli dei pazienti affetti da questa malattia, per poterli rigenerare e per controbilanciare la perdita di tessuto muscolare causato dalle varie mutazioni genetiche che sono alla base di questa malattia. Io sono medico e quindi in qualche modo ho voluto mantenere un'identità di clinico nel mio lavoro di ricerca. Tendo a conoscere e a frequentare tutti i bambini e i genitori e so che il nostro dovere in questo momento è di dare un'opportunità alla generazione di bambini che assiste ai progressi della ricerca e sa che fra 20 anni ci saranno delle cure sicuramente più avanzate. E il nostro lavoro è quello di non far mancare l'appuntamento a questa generazione a delle terapie un po' più definitive. Questo si può ottenere soltanto rallentando lo sviluppo della malattia e facendo in modo che questi bambini possano diventare dei giovani adulti ancora in vita, possibilmente con una qualità di vita accettabile e soprattutto con dei muscoli nelle condizioni necessarie di poter usufruire di queste terapie che esisteranno. Un ricercatore deve convivere tutta la sua vita con il risultato negativo, perché di tanti esperimenti diciamo che una piccolissima percentuale ti dice esattamente dove andare con un dato positivo. La magia sta nel fatto che ci sono pochissimi lavori, forse gli artisti hanno questo tipo di spunto, in cui tu ti svegli la mattina o in qualsiasi momento del giorno puoi vivere delle fasi oniriche. Che non si esauriscono, diciamo, nell'aspetto creativo dell'immaginazione, ma tu semplicemente vai in laboratorio e fai l'esperimento che hai immaginato. La cosa che mi ha affascinato continua a piacere da morire, per cui io rimarrò sempre un ricercatore, forse lo sono sempre stato. Un lavoro bellissimo, un lavoro fatto di indipendenza intellettuale, non ce ne sono molti oggi, cioè, non credo che un giovane a 20 anni, possa trovare un lavoro con tanta libertà intellettuale come la ricerca.